I numeri primi godono di un loro fascino. Nella credenza popolare a loro vengono legati riti scaramantici e vengono indicati come porta fortuna o sfortuna. Anche il 47 fa parte di loro. Nella smorfia napoletana indica il morto. Forse non è un caso se la nostra storia si svolge proprio al chilometro 47 della Salaria. Oggi parliamo del serial killer Ernesto Picchioni, anche detto il mostro della Salaria o di Nerola. Con un carattere irascibile, un aspetto non piacevole e poco dedito al lavoro, frequenta soltanto bar e il suo gruppo di amici comunisti. Nato ad Ischia nel 1906, a 40 anni si trasferisce nelle periferie di Roma con sua moglie Angela Lucarelli e i quattro figli. Occupando appunto al chilometro 47 della Salaria un terreno dove poi verranno ritrovati macabri resti di cose, animali, persone. Fermava i passanti utilizzando dei chiodi. Al loro passaggio le ruote delle biciclette si bucavano e l'unica casa era la sua, di conseguenza è lì che andavano a chiedere aiuto. Se risultavano facoltosi, non ne uscivano vivi. Tutta la famiglia, moglie, figli e vecchia madre, erano al corrente dei suoi reati, ma nessuno aveva il coraggio di parlare. Per loro c'era una buca pronta che aveva costretto il figlio a scavare nel caso l'avessero fatto. Conosciuto già alle forze dell'ordine con una storia familiare dove il padre era un violento e il nonno un assassino, aveva scontato alcuni mesi di carcere quando, per occupare il terreno, aveva aggredito con un mattone il proprietario. Non ci volle quindi molto quando sparì Alessandro Daddi a pensare a lui. L'uomo che lavorava al ministero aveva un cucciolo, una sorta di motorino della Ducati, accessibile a quei tempi a pochissime persone. Ernesto, proprio in quei giorni, cominciò a girare, appunto, con un cucciolo che poi cercò di giustificare come un regalo dei compagni di Monte Rotondo. Tanti indizi portano a lui, ma nessuna prova schiacciante, fino a quando, in un momento in cui lui è assente, i carabinieri riescono a far confessare la moglie. Ammette impaurita che il marito l'ha fermato con il solito trucco dei chiodi e una volta in casa l'ha colpito, gli ha tagliato le gambe e l'ha sotterrato. Quindi il 12 marzo del 1949 Ernesto Picchioni viene arrestato. Scavando il terreno in cerca del corpo si va a trovare anche i resti di altri tre cadaveri. Gli scheletri di diversi cani e parti di biciclette. Grazie a questa sorta di cimitero fai da te si riescono ad accertare quattro omicidi, anche se si sospetta che siano 16. Dopo un processo dove basa tutta la sua difesa a corrispondenza politica per le morti, affermando anche di aver ucciso da partigiano dei soldati tedeschi, viene condannato a due ergastoli. Chiaramente non c'erano degli ideali dietro ai suoi reati, ma soltanto la necessità di realizzare delle somme di denaro per potersi permettere, nonostante il suo umile lavoro da raccoglitore di lumache, le sue esagerate ubriacature al bar. La moglie, arrestata per un breve periodo in attesa di verificare l'estraneità ai fatti, viene ritenuta semplicemente una persona
troppo terrorizzata per parlare. I figli minori vengono dati in adozione. Il casolare occupato da loro viene dagli abitanti distrutto e dato al fuoco. Ancora oggi, passando per il 47° chilometro della Salaria, gli anziani raccontano leggende legate a un mostro che tagliava a pezzi i suoi cadaveri e li dava in pasto ai maiali, e anche di fantasmi che sembrano manifestarsi alleggiando in quei luoghi. Se il video ti è piaciuto, lascia like, condividi con gli amici e iscriviti al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video.